Non solo l'annunciato insediamento di Amazon, lo sviluppo dell'area industriale del Reatino passa anche da una nuova viabilità. Una bretella di collegamento diretto della strada statale 4 via Salaria con la strada regionale 313 di Passo Corese. Un intervento strategico e funzionale che consentirà al traffico in ingresso e in uscita dall'area del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti di aggirare il centro abitato della zona interessata, con notevoli benefici sul fronte del traffico e un abbattimento dei tempi di percorrenza, soprattutto per i mezzi pubblici e privati che da lì si dirigono verso la linea ferroviaria regionale Farasabina-Roma, snodo strategico per i pendolari del Reatino. Per l'inaugurazione dell'opera non ha fatto mancare la sua presenza il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. È un segno di impegno per cambiare le cose dopo anni di paralisi. Si aspettava quest'opera da 8 anni e non si andava avanti perché la regione non pagava. Quasi 14 milioni di euro l'importo complessivo destinato alla realizzazione dell'opera avviata nel gennaio 2009, cifra totalmente coperta con i fondi FAS 2000-2006. Non sono mancati ritardi e disagi a causa prima di una variante approvata nel 2010, poi per la difficoltà di erogazione del finanziamento proprio da parte della Regione. Nel 2013 infine il riavvio definitivo ai cantieri, prima della sospirata inaugurazione che segna l'avvio di un nuovo corso per la cittadina laziale e il suo complesso industriale. È un segnale di speranza e soprattutto per quanto ci riguarda di dimostrazione che se si governa nel senso del cambiamento le cose cambiano e cambiano in meglio anche qui da noi.